una giornata del ricordo importante per tenere viva la memoria di un dramma che ha riguardato centinaia di migliaia di persone, un dramma che è stato per decenni dimenticato. Il fatto che qui ci si ritrovi in questo meraviglioso luogo dove però per anni almeno 1.000 persone hanno ricostruito una storia, un'identità, un percorso personale, una vita spesso negata, dice che questa città è meravigliosa perché sa accogliere, ma dice anche di una lunga sofferenza che ha attraversato quelle persone, una ricostruzione di un'identità, di una vita, di un percorso, di una storia magari non raccontata perché è troppo dolorosa da ricordare e da pensare. Una pagina di memoria negata per decenni, sulla quale ogni anno si rinnova il ricordo a Napoli, da quando nel 2016 è stato scelto di ricordare il più grande dei tre campi profughi della città, dove vissero oltre 1.000 persone per decenni e per generazioni. I racconti dei sopravvissuti parlano di integrazione e di un rapporto ottimo con la città che li accolse nonostante la grande povertà causata dalla guerra. Ed anche oggi la cerimonia e le testimonianze hanno reso onore alla storia delle vittime delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia, che dovettero lasciare le loro terre in seguito alle drammatiche vicende del confine orientale. Dal 2004 è stato istituito il giorno del ricordo e si tenta di recuperare, di rimediare a un silenzio lungo. Molte delle persone dei testimoni sono morti, però siamo qui anche per questo, perché le istituzioni hanno il dovere, il compito di preservare quanto più possibile la memoria. Ridà almeno per un giorno al volto di quelle donne, di quegli uomini, a tanti nomi che non ricordiamo e che non sapremo mai, la dignità di essere ricordati. E Presidente, ha ragione lei, non capisco davvero alcune polemiche giornalistiche come se la storia, il ricordo e il dolore fossero legati a un giorno e non ad un altro. Né c'è una festa contrapposta ad un'altra. Non c'è un giorno della memoria dedicato alle foibe che si contrappone ad un giorno della memoria dedicato allo sterminio degli ebrei. Non c'è l'uno, non c'è l'altro. Ci sono storie sulle quali il nostro paese è unito.